gioiello è qualcosa che ti mette in comunicazione col mondo, attraverso la sua forma, attraverso il suo valore estetico, ma soprattutto il suo contenuto simbolico. Prima del gioiello nasce un disegno, è un disegno narrante, un disegno che è scaturito da un pensiero. Attraverso le forme io tendo a fare proprio un discorso, a narrare qualcosa. Per me è stato molto importante l'incisione a bulino, una tecnica molto, molto lenta, e questa lentezza tante volte carica proprio di valenza simbolica anche quello che si va a dire. Io scelgo proprio di trasferire sulle superfici di metallo specchiante delle immagini che fanno parte un po' del mio mondo e fanno parte della mia ricerca. Mi interessava proprio il mondo del sogno, il mondo del sogno come qualcosa di estremamente libero, libero dalle briglie del reale, proprio tolto dalla razionalità. Taglio compositivo comunque delle mie incisioni è molto importante, un taglio fotografico, spesso preso dall'alto o dal basso, mi piace addirittura alle volte comprimere lo spazio, questa sorta di sfalsamento prospettico, come un piccolo frame cinematografico. Nel passato l'incisione era la fotografia. C'è proprio questa sorta di processo lento e meditato, questa sorta di trasmigrazione di pensiero. L'incisione, in certo qual modo, non è altro che su una superficie specchiante una tracciatura simile alla matita. Poi viene inchiostrata. Proprio l'impressione di un disegno, quindi c'è il microdisegno che è rappresentato proprio dall'incisione. È un bisogno espressivo, ma tante volte è anche forse un bisogno quasi magico per propiziarmi, determinati concetti. All'interno del gioiello ci sono delle piccole sculture che sono fatte in metallo oppure in pietra molata e vengono accostate insieme, naturalmente con un'apparente casualità, come se stessero per cadere. Lo specchio è il rimbalzo della realtà. Noi abbiamo un'immagine riflessa, non è la realtà, ma è il riflesso della realtà. Attraverso le mie storie, le mie narrazioni, ci sono degli emblemi e questi emblemi sono i miti. Chi indossa un mio gioiello, viene a far parte del mio mondo, si fa veicolo di una parte di me e in certo qual modo ci mette in relazione e poi mette in relazione il mondo intero. Spesso nascondo l'incisione nel retro dei miei oggetti, perché mi piace molto immaginare che solo chi indossa, possiede questo segreto e sa che c'è questa cosa, questa preziosità nascosta. Celare qualcosa e non svelarlo.